Buongiorno, dobbiamo ringraziare Ilaria perché ci ha dato uno spunto interessante su un video, perché ci ha chiesto una teleconsulenza per quanto riguarda sia la leishmania che l'approccio nutrizionale, e questo discorso io dovrò farlo a lei, quindi probabilmente sarà utile per molti. Voi sapete, quando si parla di alimentazione del cane si litiga un po' perché c'è chi dice che i cereali non li devono mangiare, c'è chi dice che non devono mangiare la carne cruda, c'è chi dice che non devono mangiare il pollame, c'è tutta un alone di mistero su quello che i nostri cani possano veramente mangiare. C'è chi è pro croccantini, chi vuole croccantini no grain, chi non ci fa caso. Allora, volevo fare un discorso generale, 3 minuti, 2 minuti e mezzo per farvi un discorso generale. Tutti i mammiferi condividono l'apparato digerente, cioè hanno un apparato digerente molto simile. Poi ognuno si è specializzato, ma dal punto di vista generale è tutto uguale. C'è una bocca con dei denti, quindi sia l'elefante, sia il bovino, sia il cane hanno tutti una bocca con i denti. Poi c'è un esofago, che è il tubo che porta il cibo dentro lo stomaco, e poi abbiamo uno stomaco. In alcuni animali è particolarmente specializzato, per esempio i ruminanti hanno uno stomaco particolare che serve a svolgere una particolare fermentazione per digerire le fibre. Poi, dopo lo stomaco, abbiamo l'intestino che servirà all'assorbimento dei cibi, e poi il cibo esce. Nella parte intestinale, fegato e pancreas appartengono a tutte le specie, a tutti i mammiferi. Quindi, anche se l'intestino è iperspecializzato per alcuni esseri, cioè per esempio nel cavallo rispetto al cane, ma l'assorbimento e la digestione di quelli che sono i tre principi fondamentali, quindi carboidrati, grassi e proteine, è uguale. Questo cosa vuol dire? Che se io do al gatto, che non è in grado di, cioè non è per natura un animale che si nutrirebbe di zuccheri, se gli do gli zuccheri riesce a digerirli alla pari di un uomo o al pari di un elefante. E la stessa cosa vale per il cavallo. Il cavallo è un erbivoro, ma se io in qualche modo riesco a fargli ingerire delle proteine animali, le riesce a digerire ed assorbire. La differenza sta nella specializzazione. Mentre un cavallo è fortemente attratto dai fiori, se date un fiore a un cavallo lo mangia, o dal fieno, al cane se date un fiore non lo mangia, perché gli odori che vengono ascoltati e sentiti dal cane o in questo caso dal cavallo, le attrattive sono diverse. Questo viene sfruttato commercialmente, infatti quasi tutti, sia il cane che l'uomo, più che altro anche il gatto, è attirato da una cosa che si chiama complesso di Maillard, cioè quando noi cuciniamo e si forma quella crosticina, per esempio sul pane abbrustolito, questo è un'attrattiva molto forte, per esempio per il cane, per il gatto o per l'essere umano. Non vi so dire se è un'attrattiva anche per gli erbivori. Questo cosa vuol dire? Che siccome è un'attrattiva quasi, diciamo così, un'attrattiva artificiale, questa viene sfruttata nel cibo commerciale per attrarre e per renderlo appetibile. Nei cibi commerciali, se non sono cibi specificatamente studiati, il 60% delle calorie proviene dai cereali. Quindi, anche se noi siamo no grain e gli compriamo un croccantino no grain, il 60% delle calorie verrà dai cereali. Quindi non è che dare dei croccantini no grain evita che il cane mangi i cereali. Ora, in natura, e quindi ora partiamo, andiamo nello specifico, il cane è un diretto discendente del lupo. Probabilmente, questa è una mia opinione, anche i cani di selvatici dei paesi caldi, quindi per esempio il dingo, ha a che fare col cane. Infatti un cernieco dell'Etna assomiglia molto di più a un dingo rispetto a quanto un Siberian Husky assomiglia a un lupo. Questo perché probabilmente ci sono due linee di discendenza diverse, ma condividono quelli che sono lo stile nutrizionale. Infatti in natura il lupo si nutrirebbe di prede, non andrebbe a caccia di patate come farebbe un maiale, per esempio un maiale selvatico, ma andrebbe a caccia di prede. Si nutrirebbe di queste, preferirebbe nutrirsi prima del cuore, poi dei polmoni, poi della milza, poi del fegato e poi tutte le parti muscolari. Quindi si nutrirebbe essenzialmente di un organo muscoloso che è il cuore, che più o meno condivide la stessa percentuale di proteine, grassi e zuccheri delle altre parti muscolari. Ora, questo vuol dire che il cane è iperspecializzato per nutrirsi di muscoli, di organi. Non ha bisogno di nutrirsi come può essere un maiale da un 60% di fonte di energia proveniente dagli zuccheri. Poi noi però,
siccome abbiamo detto che il sistema digerente è simile, possiamo fare in modo che loro, che di dargli dello zucchero, perché i carboidrati sono zuccheri, e lui riesce a sopravvivere ugualmente. La differenza sta nel fatto che se scendiamo troppo la percentuale di proteine nella dieta, troppo vuol dire che il cane si nutrirebbe di un 80% di proteine rispetto a tutte le calorie. Se scendiamo sotto il 25% va in anemia. Dopo un determinato periodo di tempo va in anemia perché non ha gli amminoacidi sufficienti per la sintesi dell'emoglobina e quindi a un certo punto va in carenza. Ora non so se il limitante sarà il ferro o sarà gli amminoacidi, ma uno dei due diventa poi limitante dell'altro e il cane, se scendiamo troppo con le proteine, va in anemia. Questo lo si sa specialmente adesso in cui alcuni si passa all'alimentazione naturale e si dà soltanto il pane o la pasta al cane, oppure si prendono i croccantini e gli si dà del pane insieme ai croccantini. Nel tempo poi noi ci accorgiamo facendo le analisi che vanno in anemia. Quindi, quale sarebbe l'alimento specifico per il cane? Sarebbe la parte muscolare. Come si somministra? Logicamente si può somministrare crudo, si deve somministrare cotto velocemente. La natura è crudista, perché nessun animale cucina i propri cibi se non l'uomo. E comunque non l'ha fatto per tantissimo tempo, lo sta facendo adesso, da qualche migliaio di anni. Il fuoco è conosciuto dagli esseri umani, si pensa da un 15-20 mila anni, ma tutta l'evoluzione precedente l'uomo è stato crudista. Il cane, anche noi gli diamo i cibi cucinati perché li mangiamo per noi. Quali sono, gli vantaggi nel cucinare il cibo? Sicuramente, se abbiamo un cibo contaminato, il fatto di cucinarlo, quindi di sottoporlo al calore, abbassa la quantità di batteri che possono essere nocivi o di tossine. Per il cibo fresco, allora un bel taglio di carne fresca per il cane sarebbe meglio darla cruda. Perché? Perché gli enzimi che il cane ha a disposizione funzionano meglio sulla carne cruda. Infatti, non possiamo dare la carne cruda se è di dubbia provenienza, cioè se ha subito parecchie trasformazioni. Per esempio, il macinato di manzo, dato crudo, deve essere di ottima qualità e macinato, dato e somministrato, perché altrimenti nella lavorazione lo contamina con i batteri e poi il macinato comincia a diventare scuro, fa brutto odore. Ma se il macinato è fresco, lo si può dare crudo. Cosa succede se diamo il macinato crudo al cane? Nulla, nulla. Il problema dei vermi? Allora, non si pone perché i vermi che vengono al cane dal macinato crudo intanto sono ormai rari perché gli animali di allevamento sono sverminati. Se succede non fa le larve migranti, fa larve intestinali e chi ci segue sa che l'animale va sverminato ogni 6 mesi, però fidatevi che non è la carne cruda a trasmettergli i vermi. Per quanto riguarda la flora batterica, ritorniamo al discorso precedente. Se la carne che gli vogliamo dare è di ottima qualità e fresca, non succede nulla. Per il pollame c'è un piccolo problema. Il pollame è una carne che non acidifica e facilmente va incontro a alterazione batterica, quindi il pollame sarebbe meglio cucinarlo. Io non sono pro pollo crudo, proprio per un problema che il cane, se in natura uccidesse un pollo, se lo mangerebbe immediatamente, cioè non passerebbe per tutte quelle catene industriali a cui vanno incontro i nostri gli alimenti di cui ci nutriamo oggi. Quindi cereali li può mangiare? Sì, li può mangiare. Gli fanno male? Non gli fanno male se non hanno particolari problemi. Sono l'alimento ottimale o per il cane? No, non sono l'alimento ottimale, però li sfruttiamo. Perché vi faccio un esempio: se io ho come paziente un animale di 60-65 kg di peso e gli devo fare una dieta specifica per il cane, i costi sono alti, perché un animale di 65 kg mangia più o meno 2 kg di carne al giorno. Se ho un animale che ne pesa 25, magari con mezzo chilo di carne ce ne usciamo, con l'aggiunta magari di qualche carboidrato per sopperire quelle che sono le carenze nutrizionali. Comunque, ora Ilaria ti scrivo quello che dobbiamo fare e ne parliamo fra un po'. Ciao!